Lavori in piazza a Casalbordino, nella piazza centrale di Casalbordino. Questi lavori sono iniziati il 4 settembre del 2020, stanno andando avanti, non sono poche però le persone che si lamentano, sia cittadini sia commercianti, perché procedono forse un po' troppo a rilento. Con noi il consigliere dell'opposizione Alessandro Santoro. Ciao Tiziana, grazie mille per avermi invitato. E sì, oggettivamente i lavori stanno andando avanti e adesso io non voglio essere caustico, però oggettivamente stanno immobilizzando questa parte del paese che è il centro nevralgico del paese. Le attività commerciali giustamente si trovano indietro, stanno avendo delle ripercussioni molto forti e ci sarebbe da dire parecchio, sia a livello tecnico, sia a livello strumentale, sia a livello di opportunità, sia a livello di materiali, sulle scelte fatte da questa amministrazione, perché come possiamo vedere c'è uno scavo longitudinale che va praticamente dal comune e assiale fino al palazzo delle scuole. Molto probabilmente quello è stato fatto per ripristinare sicuramente la rete idrica, molto probabilmente quel tipo di intervento poteva essere fatto non rompendo tutto ma solo la parte interessata e intervenire lì lasciando liberi i passaggi in piazza per lenire quelle che potevano essere sostanzialmente le limitazioni. Questa è una prima cosa a livello tecnico. Poi anche la questione della tempistica c'è da valutare, perché detta tra di noi, abbiamo avuto il Covid che quindi è già stato molto molto invasivo per i commercianti e anche per la fruizione del paese. Diciamo che adesso andiamo incontro a una stagionalità brutta, quindi piogge, neve e quant'altro immobilizzano i lavori e fanno sì che questi lavori sicuramente si protrarranno oltre il tempo limite che presumibilmente, anche viste le forze messe in gioco, arriveranno fino a gennaio. Chiediamo il parere allora anche a un ingegnere che ci potrà sicuramente dire qualcosa in più su questi lavori. Ingegner Carlone, come procedono questi lavori? Potevano essere andare più spediti e sono giusti fatti così? Allora, in merito ai lavori vorrei fare una brevissima premessa, che lo stato di questa piazza 4 anni fa era tale da giustificare un tranquillissimo intervento di manutenzione ordinaria. In 4 anni non si è fatto nessun tipo di intervento, per cui si è arrivati ad un punto in cui si è reso necessario lo smantellamento. Ora, sul discorso del cantiere, dei lavori e di tutte le circostanze all'atere, è chiaro che è un cantiere complesso, quindi in una zona dove esistono ancora poche, ma esistono ancora delle attività commerciali, e quindi innanzitutto l'impianto andava studiato in modo più attento. E poi per quanto riguarda l'esecuzione e l'andamento dei lavori, secondo me quello che è stato sbandierato come il progetto definitivo ed esecutivo, quindi che secondo le norme di legge non può essere soggetto a variazioni, cambiamenti eccetera, in sostanza è un progetto che credo non avesse le caratteristiche di essere un progetto definitivo ed esecutivo, e lo dimostrano le opere che quotidianamente vengono, diciamo, eseguite, credo, e anzi ne sono convinto, non seguendo quello che il progetto esecutivo e definitivo ha approvato.